L'intero settore del commercio durante il lockdown nel nord Italia ha fatto il meno 41%, che è una cifra impressionante, con punte meno 88, meno 92 nel turismo. Lo stesso socio sanitario, che uno pensa magari in questo momento poteva tenere, meno 45%, e la spiegazione, anche se può sembrare un dato strano, c'è, ma è un altro argomento. La cosmetica meno 42. Ci sono poi, certo, qualche realtà che ha tenuto, tutto sommato, dei cosiddetti convenience goods, che significa i beni di primo, i generi di prima necessità e così via, più 22%. Molti beni cosiddetti che creano dipendenza, l'alcol è salito del 58%, l'uso di alcol, i videogiochi dell'84%, i dolciumi del 20%, e stanno un po' tenendo. Tra i dati che abbiamo raccolto, una cosa un po' particolare, curiosa però, è che non c'è stata la crescita della moneta digitale. Un uso del contante tutto sommato è rimasto uguale. E questo ci fa pensare che tra i primi problemi su cui devo lavorare c'è proprio il tema della cultura. Tema della cultura, su cui effettivamente possiamo essere un po' indietro. E quindi il tema della cultura mi suggerisce quanto segue, che se vogliamo partire da questi discorsi, dove appunto siamo col digitale, ci sono tanti belli spunti che si possono fare, magari provo a dirvene qualcuno, però io vorrei partire da un patto, cioè a tutti ha fatto comodo avere il negozietto di vicinanza durante il lockdown. A tutti ha fatto comodo, ammettiamo, perché avevamo paura a fare dei metri e quindi avere sotto casa da comprare il pane o quant'altro ha fatto comodo. Allora dobbiamo chiedere tanto al commercio, dobbiamo chiedergli di rinnovarsi, dobbiamo chiedere di credere nell'innovazione, credere nel digitale, ma mi piacerebbe anche che gli italiani facessero un patto dove non ci si dimentica finito il virus del negozio di vicinanza, perché hanno giocato un ruolo molto importante. Quindi la cultura io la vedo veramente al centro, cultura digitale, ma anche cultura a 360 gradi, la cultura è giusta affinché si abbia una crescita, magari Silicon Valley è famosa anche per questo. Cina e Stati Uniti sono i giganti dell'innovazione tecnologica, ma perché? Sono le due potenze militari, di che stiamo parlando? Non è che questi Olivetti non è andato, ma insomma, ragazzi, è arrivata una lettera all'allora ministro degli esteri italiano nel 63, in cui il Dipartimento di Stato americano gli ricordava che l'Italia la guerra non l'aveva vinta. L'Olivetti viene, la divisione elettronica dell'Olivetti viene data, scorporata e data alla General Electric, cioè per cui non è che abbiamo perso un concorso di idee, quegli altri sono stati più bravi, insomma, questo è un paese che ha vissuto, come voi lo sapete, lungo una frontiera un po' complicata per parecchi anni, per cui l'innovazione tecnologica è quella. Io però, insomma, avendo davanti gente del fare, così sommessamente, io la proposta che vi farei è che più che parlare di macchinette, insomma, parliamo di esseri umani. Adesso, io ripeto, sono l'ultimo della fila rispetto a chi ha parlato, perché Fagin ha due dita d'addio, Landi ha parlato di Steve Jobs, che gli vuoi dire? Ma insomma, l'innovazione tecnologica è una conseguenza, non è la causa.